Eccoci qui anche stamattina, buongiorno cari amici, anche questa mattina in alta uniforme, guardate un po', Nima Forever per il Nima Show Live su Facebook, Nima Radio TV e anche Radio Nova 94.3, www.radionova.it. Buongiorno carissimi amici, quest'oggi 10 giugno, giornata molto importante perché festeggiamo tanti compleanni e questo mi fa molto piacere, arriveremo piano piano a farvi, a fare gli auguri a tanti amici, tante amiche, mettiamola così, però comunque ci tengo a farli volentieri. Direi di partire in musica ragazzi, anche perché alle 11.40 poi arriva l'informazione dalla provincia, dei nostri cugini dalla provincia di Parma, con Chiara Corradi del Parmense.net, e poi continueremo in questa nostra mattinata di musica e appuntamenti. Siete pronti? Anna Maria Allegretti, Viviamo l'amore. E voilà, va bene, beh insomma non è che vada tanto bene, però per fortuna che si sta parlando di una riapertura, come dice nel suo messaggio l'amico Rodolfo Rinieri. Buongiorno Nicole, buongiorno a tutti, finalmente la notizia tanto attesa, dal 1° luglio le discoteche riaprono con tutti i criteri di sicurezza, ma riaprono, evviva si riparte. Si parla di questo Green Pass, no? Infatti sto guardando proprio dall'articolo della Stampa, intesa sulle discoteche, si riapre il 1° luglio, ingressi con il pass. Via libera dopo 15 mesi, per entrare servirà il documento, presenze limitate al chiuso, biglietti online e nominativi, che poi adesso c'è già tanta, come si dice, c'è già tanta polemica, perché praticamente il discorso è che dicono ma perché per andare in discoteca ci vuole il pass e per andare al supermercato no. Lasciamo le polemiche indietro ragazzi, sennò non ci saltiamo più fuori assolutamente. C'è anche da pensare una cosa, che al supermercato è vero che ci sono degli assembramenti, però si è di passaggio, mentre invece in una discoteca, quando ti ritrovi con gli amici, si sta lì per tutta la serata, pertanto non è che tu sei lì col carrello che passa e te ne vai, la cosa è ben diversa, si sta lì e si sa già che stando a contatto continuo potrebbe saltare fuori il contagio. Dai, cerchiamo di vedere il lato positivo delle cose, non cerchiamo sempre di mettere sto dito nella piaga, che qua se no ormai sta piaga diventa veramente, è già una ferita, ma poi dopo diventa irriparabile assolutamente. Buongiorno carissimo e meraviglioso Nicola, buon giovedì, ci puoi mettere per favore la tua splendida canzone L'Equilibrista? Un abbraccio forte Robby e Riccardo. Grande Robby, va bene. Dora Branchetti, buongiorno Nicola, buon compleanno. Ma adesso arrivo con i compleanni, li leggo tra poco, dai, partiamo con L'Equilibrista intanto, ecco qua. E qui ci sta, fate come me, così stiamo in equilibrio, mamma mia, abbiamo bisogno di un po' di equilibrio in questo periodo. Allora andiamo avanti, dai, lo leggo il messaggio della Dora perché mi sembra mai lasciarlo indietro, anche se avevo preparato poi le foto più avanti, ma ne approfittiamo adesso. Dai, buongiorno Nicola, buon compleanno alla carissima Cinzia e anche alla brava sassofonista Katia Govi, augurissimi. Eh sì, perché quando suonava con me effettivamente avevamo festeggiato, se non mi ricordo male, entrambe in una serata al Redas, mi ricordo un po' di tempo fa, era circa il 2013 se non sbaglio, o forse no, sapete, non mi ricordo, comunque qualcosa di vago me lo ricordo, adesso sono passati tanti anni, poi soprattutto con questi 2 anni e mezzo di pandemia i ricordi sono diventati ancora più lontani, ancora più lontani. E allora avevo preparato la foto, intanto andiamo con Katia, dai, che così spezziamo un po' i brani, perché dopo per Cinzia e per un'altra amica del Fans Club devo fare un'altra dedica con un'altra mia canzone. Eccola qua, la biondissima, come la chiama Luca, Katia Govi, tanti auguri di buon compleanno Katia, e ci andiamo ad ascoltare proprio con quel sassofono, arriva Balla coi lupi. Au! Vai!
amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. In viaggio con Nima ti porta in Calabria dal 25 giugno al 2 luglio presso il Nicotera Beach Village 4 Stelle. Quota di partecipazione 855 euro a persona, trattamento all inclusive. Volo da Linate a Reggio Calabria e trasferimenti inclusi. Tre serate in musica con Nicola Marchese e Monica. Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi Porto Franco di Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia. Il telefono 0522 9020 54 oppure 9020 19. Ehi, non hai ancora prenotato? Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Per la tua pubblicità nel Nima Show Live contattaci al 393 1912 091. E voilà, e siamo pronti per le nostre informazioni. Intanto leggo qualche messaggio e poi do il benvenuto alla mia ospite. Buongiorno Nicola, un abbraccio e un saluto da parte di Giorgio, la nostra Romina Censi dalle Marche. Ciao Romina e ciao Giorgio, continuate a guardarci. E poi la stessa Roberta che dice tantissimi auguri di buon compleanno alla carissima Cinzia e anche Maria, Robby e Riccardo. Ma tra poco vedremo proprio anche le loro fotografie. Andiamo a presentare la nostra Chiara Corradi dal Parmense.net. Buongiorno Chiara. Ciao, buongiorno. Siamo pronti con tante notizie. Oggi spaziamo tra la cronaca e un po' di riapertura, anche perché abbiamo già letto da qualche parte che il primo di luglio forse si darà via alle discoteche. E tra l'altro l'amico Adolfo Rinieri ha già accennato qualcosa in un suo messaggio. Ma partiamo dalla cronaca e ho visto che qua tra le varie notizie che tu mi hai mandato si parla di un'occupazione abusiva di appartamento. Di che cosa si tratta? Sì, un intervento che è stato fatto proprio questa notte dalla Questura di Parma su denuncia di alcuni condomini che avevano appunto notato diverse persone che facevano, entrando dal portone principale appunto del condominio, ingresso in un appartamento in via Gramsci che doveva essere disabitato. Quindi si sono accorti di questo via vai e hanno fatto segnalato alla polizia, che è intervenuta con un controllo per appunto monitorare la situazione, ha trovato all'interno dell'appartamento due stranieri, ovviamente senza regolare contratto e non residenti nell'appartamento. Gli è stato chiesto il documento per identificarlo, i due non li avevano, quindi sono stati poi portati in questura. Dove sono state rilevate le impronte digitali, fatti tutti i rilevamenti dattiloscopici per risalire all'identità, ed è stato scoperto che erano appunto due persone, una di origine marocchina e una di origine tunisina, che erano irregolari sul territorio nazionale, quindi sono stati poi denunciati all'autorità giudiziaria, sia perché erano all'interno del territorio nazionale in maniera irregolare, certo, che poi per occupazione abusiva dell'appartamento appunto di via Gramsci. Ma è possibile che bisogna che sia la gente, i cittadini ad accorgersi di queste cose e che non si riesca a bloccare all'entrata questi personaggi? Io non capisco. E ovviamente i proprietari non sapevano nulla, immagino, no?
Certo. All'oscuro di tutto. Continuiamo con una bella notizia. Parmigiano Reggiano, secondo brand più amato dagli italiani. Sembra quasi lo spot di una famosa cucina che faceva, esatto, Lorella Cuccarini. Andiamo, parliamo del nostro Parmigiano Reggiano. Sì, è una classifica stilata appunto da Love Brands, che si occupa di fare appunto le classifiche sui brand a livello di social e di internet, che appunto ha fatto questa statistica cercando in Italia quali sono i brand più amati dagli italiani, ed è uscito appunto che la classifica è guidata da Armani e poi al secondo posto c'è il Parmigiano Reggiano. È un risultato importante perché, beh, è la prima volta che il Parmigiano Reggiano compare in una classifica di questo tipo, perché solitamente nella top 10 non ci sono mai prodotti enogastronomici, perché quando si parla di brand si parla di abbigliamento piuttosto, sì, che di moto, ad esempio c'è, certo, la Ducati, alta moda, esatto. E invece insomma c'è stata questa sorpresa del Parmigiano Reggiano, che ovviamente a noi ci fa solo che piacere, perché incentiva appunto la valorizzazione del nostro territorio. Infatti anche il presidente poi del consorzio è intervenuto ovviamente esprimendo soddisfazione, ricordando quanto è importante far conoscere il Parmigiano Reggiano come eccellenza enogastronomica di Parma e di Reggio e nel mondo. Esatto, questa è l'unica cosa forse che collega le due province, visto che il lato calcistico assolutamente no. Però ricordiamoci anche che in America era stato anche copiato in un qualche modo, no? Io mi ricordo il nome, il Parmesan, alla fine è stata vinta, no, la battaglia legale, se non sbaglio. Assolutamente sì, 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 in America poi avevano fatto un clone recentemente, tra l'altro anche in Cina, però insomma il marchio del Parmigiano Reggiano è ovviamente registrato e ha un disciplinare rigidissimo che non può essere copiato, ma soprattutto non può essere prodotto nel territorio al di fuori di quello di Parma e di Reggio. Ecco, vedi, ce lo teniamo ben stretto. Andiamo in musica, dai Chiara, poi dopo arriviamo con le altre notizie. Visto che si parla di Parma, arriva l'amico Davide Montani con Baciarti a mezzanotte, e noterai in questo videoclip tanti scorci della tua città, che poi era anche la mia prima che mi trasferissi a San Polo d'Ence, e comunque la rimane sempre, che sia chiaro. Eccola qua. E questo era il nostro Davide Montani, ma guarda te come piccolo il mondo, vai a sapere che Chiara Corradi conosce anche Davide Montani. Eh? Sì. Ma pensa te, guarda, vicini di casa, in quelli della montagna, salutiamo tutto Berceto che ci segue, magari ci segue, chi lo sa, Borgottaro sì, ma Berceto non lo so. A parte questo, andiamo avanti con le notizie, dai, passiamo dal questo marchio d'eccellenza che è il Parmigiano Reggiano a un'inchiesta sulla povertà a Parma. Sì, abbiamo un po' voluto fare il punto perché qualche settimana fa sono usciti i dati a livello nazionale sui nuovi poveri, quindi quelli che insomma derivano un po' dall'emergenza economica del coronavirus, quindi abbiamo pensato di fare il punto trasportando questi dati sulla realtà di Parma, quindi siamo andati a sentire le varie associazioni che si occupano di carità, dalla, sì, Caritas alla Mensa dei Frati alla Società di San Vincenzo, e quello che è emerso è che la situazione che c'è a livello nazionale c'è anche a Parma, quindi c'è una fascia di nuovi poveri, principalmente famiglie con bambini italiani che si sono trovati in difficoltà durante il periodo della pandemia e hanno dovuto chiedere aiuto alle associazioni caritative. E vi dico solo qualche dato per dare l'idea, poi ovviamente sul sito trovate tutti i dettagli, e solo gli accessi alla mensa della Caritas in un anno sono aumentati di 15.000 pasti in più. Quindi tantissime, beh, insomma, persone che hanno richiesto un aiuto anche alimentare, e si parla del 60% all'incirca di queste famiglie italiane appunto che hanno chiesto aiuto. C'è da tenere presente, questo è un dato che deve far riflettere, che questa è la punta dell'iceberg, quella che diciamo sempre, insomma, che vediamo, noi vediamo la punta dell'iceberg, e c'è in realtà una grande soglia di povertà sommersa di persone che non hanno coraggio di andare a chiedere aiuto perché si trovano in una situazione totalmente nuova a cui non erano abituati e quindi hanno anche un po' timore e vergogna di chiedere aiuto alle associazioni caritative, certo, e che quindi però esistono. Dobbiamo fare i conti con questa fascia di nuovi poveri che è sicuramente
importante ed è lasciata dagli strascici della pandemia. Beh, avevo visto anche un servizio in televisione per quanto riguarda il famoso pane quotidiano a Milano, l'associazione, delle file di 3.000 persone che per ritirare comunque il sacchetto con gli alimenti. Insomma, esatto. Sono cose che comunque si vedono un po' dappertutto. Andiamo ancora in musica, subito dopo entriamo nel vivo della riapertura delle discoteche, perché sono molto ma molto curioso, ok? Arriverà Francesca Mazzuccato per voi. Arriverà sulle note di questo bellissimo brano di Francesca Mazzuccato, arriverà pur bene questo primo di luglio con questa riapertura di discoteche. Cosa ne pensi tu, Chiara? Sì, ormai è definitivo, dai, siamo vicini alla riapertura delle discoteche, anche le associazioni, appunto i sindacati si stanno mettendo in gioco col governo per trovare la quadra su quelli che saranno poi i protocolli che verranno utilizzati sia all'aperto che al chiuso per il rispetto appunto di tutte le norme anti-Covid. E nei giorni scorsi c'è stato un intervento appunto del SILB, del Sindacato delle Discoteche, che sottolineava un po' comunque che il problema delle chiusure lascerà sicuramente uno strascico importante su tutto il settore della musica da ballo. Segnalava che sul territorio nazionale una discoteca su tre potrebbe non riaprire, esatto. Il primo luglio, quindi sicuramente c'è un problema economico dovuto anche ai pochi ristori, ai ristori non adeguati, ne avevamo parlato insieme, certo, anche qualche settimana fa, e adesso insomma si sta comunque aprendo questo tavolo col governo che permetterà poi di arrivare, oltre che ovviamente alla regolamentazione delle norme, anche poi probabilmente a una serie di aiuti economici per incentivare queste attività che sono rimaste ferme e chiuse per tantissimo tempo. Anche perché è sempre presente la paura, insomma, di un ritorno al blocco totale ad ottobre, perché qua c'è già chi dice una quarta ondata, speriamo di no, però con questi vaccini noi stiamo facendo tutto il possibile, tutte le fasce d'età comunque si stanno vaccinando. Tra l'altro c'è stato un boom degli adolescenti, se non sbaglio, sulle prenotazioni. Assolutamente sì, la fascia 12-19 anni, esatto, che è stata la prima che ha aperto lunedì, ha avuto veramente un boom di persone che si sono prenotate. Quindi la campagna procede, vedremo poi gli effetti, come dicevi tu, a settembre-ottobre, ecco. Allora guarda, io ti ringrazio per questo appuntamento, cara Chiara, che sembra uno scioglilingua, ma ti saluto con questa canzone, Vieni a ballare, speriamo, dai, magari di trovarci in un nostro appuntamento. Ciao Chiara, grazie mille, alla prossima. Grazie a te, alla prossima. Ciao, ciao, ciao. C'è l'audio, ecco, siamo tornati. Ripartiamo da capo, scusate ma c'era stato un piccolo inghippo con l'audio. Voglio salutare tutti gli amici della montagna reggiana, dell'Appennino, arriviamo nell'Appennino reggiano tramite le frequenze di Radio Nova 94.3, ecco perché c'è anche in pubblicità il nostro amico Andrea Bartoli con il Camping Le Fonti. Noi saremo lì il 14 di agosto per un bel Ferragosto in anticipo. E stavo leggendo i messaggi, chiedo scusa, li vado a rileggere, è arrivato Delfi Conforti, ciao a Nicola e a Monica, un saluto alla tua gradita ospite Luca per quanto riguarda la nostra Chiara, del parmense.net, buondì da Narita Silvestro, Vanna Turci, buongiornissimo Nicola e a tutti e a tanti auguri alle festeggiate. Poi Patrizia, no, l'abbiamo già letto, Lupo, mi fa sorridere questa cosa. Buona giornata amico Nicole, a tutti voi di Radio Nima. Monica, mi manchi, dove sei? Fatti sentire. Non ti preoccupare che domani arriva qua in diretta. Poi Patrizia che dice brava la nostra Francesca Mazzuccato e Luca che mi saluta. Ciao fratellone, ringrazio Renato Orso Grigio Perla che mi ha dato il là al discorso dell'audio che non si sentiva. Bene, adesso ci siamo. Siamo pronti per fare gli auguri di buon compleanno a due grandi amiche. Qualcuno di voi l'ha già scritto, ma partiamo in ordine con la nostra presidente del Nima Fans Club. Eccola qua che arriva. La nostra Cinzia Notari, eccola qui, tutta nel suo splendore. Questa è una foto che la ritrae, secondo me, la ritrae in quella della Sicilia nella passata vacanza. Secondo me è proprio così, se non vado errato. Comunque tanti auguri di buon compleanno, cara Cinzia. E poi da Cinzia passiamo anche alla nostra Maria di Bibbiano, eccola qua.
che oggi compie gli anni insieme a Cinzia. Maria, io ho cercato una foto tua da sola sul tuo profilo, ma c'è sempre di mezzo sto personaggio che non capisco come mai, sempre in mezzo, Domenico, boh, non lo so, ma fatti una foto da sola che sei bella come il sole. Ma sto scherzando, dai. Dedico a tutte e due, dai, una bella canzone che mi riguarda, La voce del silenzio, direttamente dal Teatro Reggio di Parma. Voilà. E voilà, questa dedicatissima Cinzia Maria. Avete notato che in un ritornello mi sono mangiato una parola, però ragazzi era l'emozione, quella sera lì avevo tanta paura di sbagliare le parole che alla fine qualcosa ho sbagliato, ma the show must go on e l'ho inventate. Il povero Paolo Limiti sicuramente si sarà rivoltato nella tomba quando ha sentito quelle frasi, però ragazzi era tutto dal vivo, questo è chiaro. Andiamo a ricordarvi i nostri appuntamenti, visto che è andato in onda la mia canzone, ne approfittiamo e vi voglio ricordare il 19 di giugno, dove? Al Circolo Arci Bismantova Cattellani, via della Canalina 19/1 Reggio Emilia. Inizio serata, ore 20, in locale al chiuso e climatizzato. Menù, antipasto, tris di tortelli, dolci della casa, acqua e vino, 25 euro, spettacolo di musica d'ascolto compreso. Prenotazione obbligatoria, 347 96 85 142 329 056 1079. Mi raccomando, prenotate numerosi, musica con Nicola Marchese, Monica e Maio, in attesa che magari ci lasciano anche ballare. Chissà, chissà, chissà. E poi, visto che si parla di tortellata, arriva anche quella del 23, proprio la data giusta, in provincia di Parma. Eccola qui, mercoledì 23, all'antica tenuta Santa Teresa di Parma, strada Benedetto 26, info prenota al 348 24 91 140 0521 46 25 78. Un ottimo menù, si parla di catalana di calamari al vapore con olio evo, i tortelli della tradizione parmigiana, mille fogli di manzo con parmigiano reggiano e prosciutto crudo di Parma, bavarese al cioccolato bianco e passion fruit, e ovviamente alla cantina arriva l'ottimo cuvée Montecchi, caffè e acqua minerale. 35 euro compreso lo spettacolo. Musica ovviamente proposta da Nicola Marchese, Maio e Monica. Ormai siamo il trio... non il trietto, perché in provincia di Reggio Emilia c'era il trietto e quello non si tocca, però insomma queste serate, questi pranzi li stiamo proponendo in questo modo. Andiamo in musica, dai, ci ascoltiamo Frank David, arriva La vita è adesso. Direi proprio di sì, La vita è adesso, dai, con la riapertura del 1° luglio non ci sono più attività chiuse per colpa di questa pandemia e speriamo che rimanga soltanto un brutto incubo. Sicuramente lo Stato, il governo dovrà aiutare queste realtà che sono state ferme comunque fino ad oggi, perché non è così semplice, soprattutto con le entrate limitate, ovviamente non si faranno gli incassi che si potevano fare prima. Un'altra realtà che parte nel mese di giugno è la Bastia, estate 2021, qua siamo in provincia di Modena, San Possidonio. Ecco qua che arriva la slide e ce la gustiamo, ve la leggo volentieri, perché domenica 20 giugno grande inaugurazione con l'orchestra Roberto Morselli. Per l'occasione porchetta e gnocco fritto per tutti. La Bastia estate 2021 la trovate a San Possidonio, Modena, via Togliatti. Ingresso 10 euro con spuntino a metà serata. Info e prenotazioni al Debora al 348 52 98 529. Questo è un appuntamento particolare della domenica, visto che è l'inaugurazione, poi dopo si passerà ai mercoledì. E il primo mercoledì, in occasione della tortellata, ovviamente non ci sarà la cena, mercoledì 23 giugno sarà ospite Patrizia Ceccarelli, resident orchestra, sarà sempre quella dell'amico Roberto Morselli. Poi toccherà anche a noi in quei del 21 di luglio. Però volevo darvi qualche anticipazione, perché ci tenevo a dirvi qualche nome in più. Portate pazienza che ce li ho qui, perché il 23 abbiamo visto Patrizia Ceccarelli, poi il 30 di giugno ci sarà Edmondo Comandini, il 7 luglio Ruggero Scandiuzzi, Roberto Scaglioni il 14, Nicola Marchese Monica il 21 e Tiziano Ghinazzi e Nicoletta il 28 di luglio. Poi chissà se si andrà avanti anche per agosto, ve lo faremo sapere. Andiamo in musica, ci ascoltiamo un bel brano di Roberto Morselli e arriva L'amore che resta.
E voilà, questo era Roberto Morselli. Ricordatevelo, domenica 20 giugno, riapertura della Bastia a San Posidonio, via Togliatti. Vado a leggere un messaggio. Il nostro Luca, tanti auguri di buon compleanno alla nostra Gagliartica presidente e a Maria Gagliartica. Sai che non vorrei dire Gogliardica? Non lo so, perché non è una parola che non ho mai sentito, caro Luca. Andiamo con un appuntamento danzante. Voi direte, ma non si può ballare? Beh, è una scuola, per forza di cose, partono i corsi dal 17 di giugno e sto parlando degli amici di M Dance. Da giovedì 17 riballiamo. Siamo a Felegara di Parma, via Repubblica 61, tutti i giovedì dalle 20.30 alle 22, corso di ballo estivo. Dalle 20.30 alle 21 scuola di ballo con gli insegnanti M-Dance, dalle 21 si balla tutto il liscio. Per informazioni massimo al 347 43 39 108, Margherita al 348 58 02 090. Mi raccomando, i posti sono limitati da 5 coppie a 10 coppie massimo, ok? Un minimo di 5 coppie, massimo 10 coppie. Chiamate proprio in questo momento, perché anche se sono in vacanza non li disturbate, così si preparano si preparano psicologicamente che dovranno tornare al lavoro. Ragazzi, ci salutiamo, dobbiamo salutarci perché siamo in chiusura. Ci vediamo tra poco alle ore 13 su canale 77/78 di Radio Italia anni 60 TV per l'Emilia Romagna e poi il 113 per le Marche e il 606 per Friuli e Veneto. Ricordatevi che dal 1 di luglio saremo su canale 86, rete 8 VGA. Ci salutiamo con questo brano di Omar Codazzi e Pietro Galassi, dedicato alla riapertura, alla ripartenza, e speriamo che questa volta veramente sia definitiva e che sia, come ho detto prima, un brutto ricordo questa maledetta pandemia. Voglio volare! Ale!